La Spagna che trionfa al trofeo Mezzalama. Sì, anche l'Italia, anche la Francia abbiamo visto che oggi eravamo davanti, ma mi fa speciale piacere anche vedere Marpensac in terza posizione, una squadra molto giovane da Espoir, e poi vedere un compagno tra i primi posti, veramente si vede che abbiamo un futuro in Catalogna. Come avete composto la squadra? Come avete deciso di essere voi tre? Perché con Didier Blanca all'inizio della stagione abbiamo detto di fare la pierramenta insieme, e poi come abbiamo fatto la gara insieme adesso era impossibile cambiare compagno per fare altre gare, e eravamo Didier e io, e poi come William anche ci sentiamo molto bene anche a corso mondiale con Didier, abbiamo provato con lui. Si cerca la vincente, ma si cerca soprattutto l'amistà. Credo è più importante l'amistà tra noi che fare una squadra solo forte. Cioè l'amicizia, intendi? Sì, sì, l'amicizia è più importante che fare solo forte. Oui, ben, en fait, on est parti très vite. On a fait un bon trou tout de suite, mais après quand on est arrivé en haut avec la neige, il a fallu faire la trace, toutes les équipes sont revenues, et là moralement c'était vraiment dur parce qu'on avait l'impression que tout ce qu'on avait fait c'était presque pour rien. Et donc c'était serré, après bon il y avait la dernière descente, on avait un léger avantage. Mais moi j'ai eu un problème avec mon matériel. Je me suis vraiment donné à 100% pour mes collègues, parce que là c'est pas qu'une course que pour nous, c'est pas individuel, c'est une course à trois, et c'est ça la différence. In partenza sapevamo che loro erano i favoriti. Io subito tribulò, sempre un pochettino a partire. Poi ci siamo riportati sotto e abbiamo avuto due piccoli imprevisti, che abbiamo perso dei ramponi mentre salivamo il Castore, e poi niente, siamo sempre rimasti lì con loro, e a un certo punto ho detto vabbè, ce la giochiamo in discesa, e poi arrivando di corsa sono arrivati prima loro. Comunque sono contento. Non c'è rammarico? No. Poi ho trovato due soci veramente brave persone e veramente forti. Che Mezzalama è stato? Tu ne hai fatti tanti. Beh, un Mezzalama come tutti. Forse oggi era ancora più difficile per la nuova variante, poi la neve fresca che c'era su in alto. C'era un po' da fare la traccia e comunque è stato bello. Ho fatto tre Mezzalama, sicuramente il più bello, il più combattuto. Quasi alla vittoria, felice comunque perché con una squadra avversaria molto forte, e felicissimo. Cosa rappresenta per uno sci alpinista il trofeo Mezzalama? Ma per uno sci alpinista sicuramente rappresenta l'apice delle gare, la gara in quota, il ghiacciaio, l'apice di tutte le gare, e poi a fine stagione è proprio il top. Che papà è in gara e deve arrivare, ma io penso che lui sia molto contento del nostro risultato. Non speravamo così di fare un così buon piazzamento, però l'ultima salita ci siamo trovati lì e ci abbiamo creduto fino all'arrivo, sempre a lottare, e ci siamo riusciti a spuntarla. Come ti ha passato questa passione, papà? Hai qualche ricordo di quando questa gara la faceva lui e tu venivi a vederla? Cosa ricordi? Ma io ricordo quando ero piccolo che lui faceva già gare, e all'inizio non avevo molta voglia perché faceva troppa fatica. Poi pian piano con l'età mi sono appassionato a questo sport, ed è meraviglioso.